Vangelo di Matteo in questa domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica ci ricorda quello che in effetti viene sempre richiamato dal Signore, e cioè la necessità di amare sempre. Il messaggio, fondamentalmente il messaggio evangelico, è un messaggio di amore. Però ecco, c'è un'indicazione di fondo che non va sottovalutata in quella espressione lapidare di Gesù: chi ama sua madre, chi ama suo padre più di me non è degno di me. Sembra eccessivo, però ecco, effettivamente qui si chiede non tanto di escludere l'amore per la madre, per il padre, per una persona cara, ma piuttosto di amare quelle persone che ci sono vicine, di amarle come Gesù, e di considerarle proprio come Gesù ci chiede, no? Come persone che sono a un certo punto presenza stessa di Gesù. Quindi ci chiede di amarle bene, fondamentalmente, di amarle come Gesù stesso, e riconoscere il loro Gesù presente, specialmente tra i più poveri, quando un altro passo del Vangelo ci ricorda chiaramente che quello che farete a uno di questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me. È proprio questo che ci vuole dire, di amare coloro che sono più piccoli e che sono più piccoli per gli altri, che sono emarginati, di amarli come fosse lui presente in mezzo a noi. E questo amore poi deve renderci capaci di prendere la croce, e la croce è qui da intendere, no, come quella capacità di continuare ad amare quanto è difficile amare, e la scelta cioè di continuare ad amare anche quando questo diventa impossibile, diventa esigente. Questo amore, si creano delle situazioni, delle circostanze per cui diventa difficile davvero amare, e questa croce poi non è altro che la manifestazione dell'amore di Dio, come ci ricorda Don Tonino Bello. La croce è manifestazione, epifania, l'epifania più alta dell'amore di Dio per noi, che ha mandato suo figlio sulla croce perché ci togliesse tutti i nostri peccati, ci redimesse e ci rendesse puri. Aggiunge Don Tonino Bello, anche noi sulle nostre croci, sulla nostra croce, possiamo rendere più pura l'umanità e più buono il mondo con la nostra vita, con il nostro esempio, amando di più, amando gli altri nel nome di Gesù e come Gesù ci ama, per cui nell'amare gli altri così amiamo sicuramente più Cristo di ogni altra persona, di ogni altra creatura. Buona domenica.